Ragazze, non autorizzato. Ecco Fatoman. Ottimo lavoro, eroe. Hai fregato quei cazzoni della libertà. Ci farai saltare tutti in aria! Non toccare Kobo! Ok, aprite gli orecchi. Fatoman ha scoperto che gli amici della libertà stanotte andranno alla stazione di polizia. Dobbiamo andarci prima noi. La polizia, dici? Non possiamo battere la polizia! Lasciamolo fare agli amici della libertà! No, non possiamo farlo. Perché no? Perché all'incirca le 10:30 di stamattina, Classy è stata arrestata dalla polizia. E come lo sai? Ma che cazzo! Voi altri super stronzetti mantellati avevate detto che mi avreste protetto! Ho una sola stracazzo di telefonata di merda, quindi venite qui a tirarmi fuori, supereroi di sto cazzo! Avevamo promesso di aiutarla, gente! Se permettiamo agli amici della libertà di farlo per conto loro, siamo dei coglioni! Gli amici della libertà collaborerebbero? Il novellino è culo e camicia con gli amici della libertà ora. Fatoman può convincerli con l'inganno ad attaccare la stazione di polizia. Nel frattempo noi faremo evadere Classy. Gli amici della libertà potrebbero essere uccisi. Allora, quale sarà la serie di supereroi numero uno? Lo abbiamo promesso a Classy. Andate a letto, c'è un lavoro importante stanotte. Ti contatteranno gli amici della libertà, vai a casa. Cosa vuoi adesso? Che? Ancora quegli occhi da cucciolo, mi prendi per il culo? No, novellino! Assolutamente no! Non posso farti avere un'altra classe! Mi spiace per la storia di tua madre. Vuoi chiudere la questione, ma... Oh. Non so come ci si senta. Hai ragione. Hai ragione. Forse potresti avere un'altra classe. Floramante! Floramante, col potere di parlare alle piante. Un esperto di arti marziali, tipo Ozzy, tipo Iron Fist. Sei a letto e senti tua madre gridare. Vai nel corridoio. Supereroe delle arti marziali, ti concentri sul tuo chi per il combattimento. Avversario gongola, ne approfitti per colpire con il tuo rovesciamento del drago. Con un colpo lo fai andare all'indietro, rallentato. E quindi pensi di conoscere il Kung Fu, vero? Questi non sanno del potere che hanno di fronte. Con la massima concentrazione esegui la tua mossa definitiva, il grugno del drago. Pezzo. Hai deciso di romperci le palle? Va bene. Gli avversari sopraffatti dalla furia menano inutili colpi contro di te. Sono furiosi ma stupefatti e tu li aggredisci con un'antica e potente danza del drago. Non dovevo mettere in dubbio le tue mosse! Ti fa onore non gioire per la rovina dei nemici. Concentri il tuo chi nelle tue mani e finisci il tuo avversario con un pugno del drago! Ok, è stato davvero figo! Vai in camera dei tuoi e prima che succeda qualcosa, corri dentro a difendere tua madre. Ma è tardi, se l'è già scopata. Immagino che la cosa ti distrugga. Come può la gente fare certe cose? Mi dispiace. Comunque ci vediamo stanotte, alla stazione di polizia. Non c'è altro da dire. Ci sentiamo quando i tuoi ti crederanno a letto.
vedo e ti annuso, ma non so perché sei qui. Una stupida vacca troia! Fatti un altro bicchiere di Chardonnay, perché no? Pire, il modo che ho per sopportarti! Quella marijuana ti sta cambiando! Almeno la marijuana è naturale e non come... l'uva! Sei fatto come una pigna! Sarà anche vero, ma non rivelerò al mondo i segreti di nostro figlio! Vai a fare il paranoico nella tua stanza, fatti Chris! Un altro drink, Kelly! Se devi fare il paranoico, vai nella tua stanza, fatti Chris! Un altro drink, Kelly! Oh, ehi, tesoro! Papà ora va di sopra, nella sua stanza. La mamma si farà un drink! Oh, scusa, tesoro! È solo che mamma è un po' triste! Non sta piangendo! Sta ridendo! Va tutto bene, tesoro. Mi è finito qualcosa in un occhio. Stupida troia del cazzo! Ti odio, cazzo! Tesoro, non ti dimenticare la cena. Mamma te l'ha messa in tavola. Dai, tesoro, mangia la tua cena. Hai di nuovo messo quello schifo nel cibo di nostro figlio? Chiudi quella cazzo di bocca! Avevi detto che non aveva effetti collaterali! Non osare! Sai benissimo anche tu che quella medicina... Sei una troia ubriacona! Brutto fattone! Come osi far scegliere a nostro figlio da che parte stare? La medicina nel cibo gliela mettevi anche non tu! Non farò scegliere a nessuno da che parte stare! Finisci pure la cena, tesoro. Novellino, vestiti e raggiungimi qui. Veloce, la notte attende. Che figo!
Era ora. È difficile avere un'aria misteriosa mentre te ne stai nel cortile di un bambino. Difficilissimo, cazzo. Bene, sei dei nostri. Era difficile essere l'unico con dei veri superpoteri. Mentre gli altri bambini lavorano al piano della serie, devo difendere la città dal male. Non ho tempo di lavorare al mio spin-off su Mysterion. I miei poteri sono una maledizione. Tu lo sai bene, perché sei come me. Il potere del tuo culo è un gran peso per te. Ok, non esiste. Non esiste che quel bambino se ne esca di soppiatto stanotte, intesi? Beh, sarà meglio di no. È un delirio là fuori. Non ti va di parlarne, va bene. Allora andiamo alla stazione di polizia e troviamo le prove che ci servono. Sì. Ah, ehi, giustiziere! Qual è la situazione della tua vita? La conosce? No! Ti prego, no! Mi dispiace! Farò il bravolo, dai! Non in castigo, mi dispiace! Oh mio Dio! Oddio, no! Non puoi mettere in castigo ciò che non puoi prendere! Wow, gli adulti di questa città sono fuori di brutto. Cavolo, ecco il mio amicone. Hai trovato un po' di roba buona? Non mollare. Ecco il mio amicone. Hai trovato un po' di roba buona? Non mollare. Ehi, voi bambini non dovreste andarvene in giro. È l'ora degli adulti questa. Andate a letto. Cazzo! Spero che vi piacciono le uova. Scusate, cazzo! Che branco di stronzi, è peggio di quanto pensassi. Tutto ciò è strano. Sei un tipo davvero misterioso, novellino. E se lo dice Mysterion è un bel complimento. Ehi, eccoli lì! Amici della libertà, il piano. Dentro la stazione di polizia, Bricoboy e il novellino creeranno un diversivo e... Momento, che cazzo? Andiamo, gente, dobbiamo entrare nella stazione di polizia. Che ci fate qui, coglioni? Siamo qui per seguire la pista che porta alla polizia di South Park. Quello che facciamo noi! Ah, no, no, questa è la nostra missione, amici della libertà. Fottetevi tutti. Levatevi di torno. Ehi, ci siamo scordati che c'è una bambina nei guai lì dentro. Fastpass ha ragione. Per questa volta potremo mettere da parte le nostre divergenze e collaborare. Ok, Mysterion, qual è il piano? Credo che qualcuno dovrebbe creare un diversivo. Via i poliziotti in modo che possiamo intrufolarci senza essere visti. Grande idea. Noi creeremo un diversivo e gli amici della libertà potranno entrare. Mi sembra un po' improvvisato, ma vi siete rimessi al comando voi? Stanno arrestando degli innocenti, Bricoboy. Questo conta per noi. Dovrebbe contare anche per te. Ok, amici, andiamo. Forza, ragazzi. Fermi tutti! Aspettiamo il diversivo! Date un'occhiata qui! Caos! Tieni duro, aspettiamo che la via sia libera. Sta succedendo davvero, vacca troia! Ti copro io, amico! Oh, questa sì che è roba forte! Mi sta andando in vacca il cervello! Ma che cazzo c'è qua dentro? Mi sento strano. Che cazzo è stato? Andiamo a vedere. Prendi la roba. Forza, Petoman. Via libera. Merda, ho un criminale. E c'è un bambino innocente. Codice rosso. Assalto al distretto. Wow, chi se l'aspettava? Dopo di te, novellino. Oh, merda! Immagino che dovremo pensarci noi. Fermo, vigilante! Beh, prima vieni qui e poi fermo! Ehi, avvicinati e non ti faremo male! Ora finirai in gattabuio, vigilante! Nessun filmato con il cellulare potrà salvarti. Dai, Petoman! Non è così che mi piace spassarmelo. Spero di aver caricato. La vodka brucia quando la vomiti. Hai il diritto di farti prendere a calci nel culo. Oh, merda, oh, merda, roba per...
così. Sì! Merda, servono rinforzi. Oh, merda, c'è un bambino nero. Faccio il poliziotto per fare... Ah, dovrebbe esserci una legge. Raccoglierete tempesta, bastardi. Bufera in arrivo. Sì, ti ho ricaricato. È tempo di giustizia. Pepepiu, pepepiu. Sto fatto nel culo. È il mio momento. Ci siamo. Ti sei imbattuto nel bambino immortale sbagliato. Gran bel pugno! Deve essere bello per voi bambini vedere noi forze dell'ordine al lavoro. Gemelli prodigio attivati! Ah! Il teppistello mi ha tagliato! Faccia a terra, subito! Sì, lascialo in pace! Punizione e inclusione! Troppa pressione! Ora basta, sta giù, ragazzino. Senti, sappiamo perché sei qui. Sei stufo. Pensi che i poliziotti non facciano altro che molestare i neri. A un ragazzino può sembrare che i poliziotti siano tutti razzisti, bigotti, ma non credere a tutto quello che ti dicono i media. I poliziotti sono persone, come te, i tuoi amici, la tua famiglia. Lavorano sodo per... Ops! Merda, Levinsky, porta il culo di sopra! Signore! E accendi l'allarme! Quello stronzo mi ha sparato! Prenditelo! Si mette male, ma quei poliziotti devono pagarcela! Quello è un Tupperware salvavita! Un interruttore di override. Non so come passare la torretta. Ti ho preso, piccoletto! Ecco fatto! Oh, wow! Ciao! Va bene, andiamo! Dopo di te, novellino.
Tirateci fuori di qui! Tolkien, per fortuna sei qui! Papà, ma che cazzo ci fai qui? Ehi, sei tu che mi hai fatto venire qui! È un gran casino, dobbiamo salvarli! Sei quel pezzo di merda che mi ha fatto finire qui! Cercano di liberare i criminali! A terra, a terra! Vi picchierò e poi vi sbatterò il fresco! È un mio diritto costituzionale! Un altro Petoman, eh? Perché no? Ho un problemino qui. Momento antisommossa. Sì, lasciamo un po' di malcontento. Mi sento prosciugato. Nessuna pietà. Non so se i tuoi poteri siano a norma. Non sono vincolato da leggi naturali. Sei in arresto. Marcela, Petoman. Nemico abbattuto. Ma in alto. Cazzo, è a terra. Avanziamo un pochino ogni turno, proprio come entravano. Tieni l'arco! Punizione! Inclusione! Ok, ok, so quello che sembra. Pensi che i poliziotti vadano in giro ad arrestare i neri senza motivo? E perché dovrebbero fare una cosa così? Questo è razzismo al contrario, ecco cos'è. Se fossimo tutti poliziotti neri con carceri pieni di bianchi, nessuno direbbe niente. Quindi ora hai capito chi sono i veri razzisti. Voi. Adesso ve ne potete andare a casa. No? Cazzo. Sei dal lato sbagliato della storia, giovanotto. È un gran casino, dobbiamo salvarli! Se siamo innocenti, evadere di prigione non è un crimine. Di certo non sto qui per scopi. Sento odore di class action. Corte Suprema, stiamo arrivando. Token, mi ascolti, vacci piano quando giochi. Mamma, difendevo la giustizia. Non mi interessa cosa difendevi, potevi farti male. Ma Tupperware è immune al dolore. È immune anche alle sculacciate. No. Va bene. Funziona!